L'arte, terapia per chi in un percorso riabilitativo deve affrontare fantasmi non risolti e cercare di ricostruire legami affettivi e familiari. La diffusione delle tossicodipendenze è un problema anche sociale e non è facile per chi ha deciso di uscire dal tunnel della droga tornare alle emozioni di una vita normale e ricostruire la propria personalità. L'arte in molti casi si rivela uno strumento prezioso, come spiega questo servizio di Andrea Tinari. Tranquillo come un grillo. Più o meno. Ecco, questa stanza qui è la stanza da dove i 15 anni i ragazzi vengono a disegnare e a portare quello che sentono. Cosa rappresentano questi simboli? Cosa ci dicono? Beh, qui abbiamo vari disegni, sono tutti sovrapposti. Quel disegno lì con le punte nere di un ragazzo che ha iniziato per la prima volta a fare un collage e a portare delle parti scure di sé, e quindi anche poi verbalmente quando li raccontano spesso portano delle cose che non hanno detto, che non sono state dette. Sono disegni di chi ha fatto uso di cocaina ed altre droghe come l'eroina, tutto quello che un mercato infinito può offrire. E spesso portano sulle spalle conflitti familiari non risolti. Nell'arte esprimono quelle emozioni che le droghe gli hanno insegnato a nascondere, a reprimere, a non affrontare, ed è su questo che si lavora di più. No, ho svariato su tutti i fronti, principalmente ho usato eroina e cocaina, sono state le principali. Però ho incominciato dalle canne, pastiglie, LSD, mescalina, chetamina, insomma, un po' tutto. Con le canne avevo 14 anni, 15 anni, e poi a 20 anni mi facevo già le pere. Cioè anche a 18 già avevo già toccato cocaina, eroina. È difficile guardare negli occhi un ragazzo di 38 anni, dei quali più di 15 passati da uno spacciatore all'altro, da una droga all'altra. Perduto nei suoi demoni, la voce sembra quella di un uomo anziano che ha guardato fino in fondo all'abisso, cercando di capire perché, e si sente ormai lontano da quel passato. Penso, ho sentito le esperienze di chi ha smesso da 10 anni, dopo 10 anni magari non hai più quella cosa, ma chi è come me 3, 4, 5 anni... comunque ciclicamente viene fuori, non più in maniera pesante e massiccia come prima, però... E che cosa fai quando riviene fuori? Ti attacchi a quello che hai costruito, ti attacchi alla persona che sei, ti ricordi che sei una persona diversa, cerchi anche il piacere, perché poi è una questione anche di piacere, cerchi il piacere nelle cose che hai tutti i giorni, e sicuramente la famiglia è stata, sono stati i problemi principali, nasce un po' da lì, nasce sicuramente da lì, poi nasce nel mio caso è nato dal fatto che mi sono ritrovato dal meridione a Torino da solo, senza avere né parenti né nessuno, quindi ho dovuto in un quartiere brutto. Cerco di creare un ambiente più di gioco, più ludico, in modo che si sentano più liberi anche loro. In qualche modo spesso vengono fuori delle vere emozioni. Dietro ogni disegno c'è una persona con i suoi demoni che non riesce a nascondere. Con questo disegno qua è fatto da un ragazzo in cui non stava in piedi lui, e nulla di quello che stava facendo stava in piedi, è esattamente come lui, cioè questo disegno cade a pezzi. Non so, nel weekend com'è andata, ragazzi? Troppo figo. E nella stanza dei sogni, dove i colori raccontano tutta la loro sofferenza, le voci tornano allegre, parlano del cibo e del quotidiano, e con loro presto anche le emozioni perdute. L'importanza delle emozioni, che se iniziano da molto giovani, prima con le canne, magari con altre sostanze, ad affrontare la vita, per cui
sono triste, mi faccio una canna o uso qualcosa per togliere la tristezza, sono arrabbiato, idem, ma anche sono felice, sono molto felice, quindi voglio essere più felice, devo festeggiare, uso qualche cosa. Questo fa sì che in realtà io non senta più le emozioni reali. Quindi c'è un appiattimento emotivo, ho sempre bisogno di essere alterato in modo che così sto su questo continuum di appiattimento emotivo e affettivo. Ecco perché si fa un lavoro terapeutico che agisce sul chiarimento delle emozioni, la conoscenza delle emozioni e poi il riuscire a gestire le emozioni. È una scelta anche quella. Ognuno deve trovare sé quel poco di forza e dopo che l'ha trovata deve trovare qualcuno a cui affidarsi e proseguirlo al 100%.